Ministro, ministro, scusi, ministro, aspetti, una domanda, scusi, una domanda. Sì, devo andare... No, ma solo una domanda, ministro. Quello che avete appena presentato è un condono? Esatto. No, dico, quello che avete appena presentato è un condono? Nessun condono. Ah, non è un condono. Studiate bene... Sì. Studiamo. Bene. Quindi non è un condono. No, questo no, è un... Cosa ha detto? Un merdone? Ha detto merdone. Dovete studiare. Cosa ha detto? Stuprare. Dovete studiare, sembra. Scusate. Bene, sì. Il faldone. Sì. Ah. Il faldone. Il faldone. Sì, perché guarda l'orologio? No, però senta, allora, è un Conte l'ha definito misure di definizione agevolata, no? Quindi sembra una frase un po'... Il Premier Conte sì? Giustamente... Sì. Cos'ha Conte? Ministro? Sì? Conte ha giustamente... Perché guarda l'ora? Ministro, ci parli, risponde alla domanda. Può rispondere. Cos'ha Conte? La faccia come il culo, ma dice... No, il Premier Conte è un cubo, è sfaccettato. Ho capito, ma manca poco. Perché guarda l'orologio, ministro, scusi, perché? Tra un po' lo capisco. Vabbè, senta, però ha detto che nel condono entrerà anche l'IVA. No, lo escludiamo. Non entra l'IVA. Come? Cosa? Cosa fa? Boccheggia. Entra, cosa entra? L'IVA, entra l'IVA. L'IRPEF anche? Addirittura l'IRPEG. Tutto entra. No, ma scusi, ma però non capiamo, entra di tutto. No, ma scusi, però a questo punto una domanda nasce spontanea, ma chi ha pagato sempre le tasse? Esatto. Ministro, esatto. Guardi noi. Può rispondere. No, dico, chi ha pagato sempre le tasse? Allora, chi ha pagato sempre, chi ha pagato sempre, chi ha sempre, chi ha pagato sempre le tasse. Sì. Come il sottoscritto, sì. Che le ha pagate sempre. Sempre, certo. Sempre. Certo. Come... Ha detto un coglione. Adesso arrivano. Chi? Adesso... Ma cosa dice? Chi arrivano? Chi? Cosa sta dicendo? Senta, vabbè, se lo scopriamo. No, invece un'ultima cosa. Cosa ha detto a Moscovici? Moscardini. No, Moscovici. Moscovici. È andata... benissimo, è andata bene con Moscovici, c'è grande cordialità. Sì. Lui deve fare la voce grossa. Beh, certo. Ma poi quando siamo trovati da soli io e lui, ecco com'è andata. No, perché fa non faccia gente. Se non guardi l'orologio, senta, invece cos'ha da dire, una cosa, ministro, cos'ha da dire su questa polemica delle cosiddette manine, no? Questi, ministro, questi 84, questi 84 milioni destinati alla Croce Rossa infilati nel decreto a luglio. Ma è quella, è la sua manina. È sua la manina, quindi. È sua quella manina. Sì, è sua. Non ammicchi. Però scusi, cosa dice? Sta tutto a puntare. Però perché dare quei soldi alla Croce Rossa? Perché ha dato? Come? No, guardi, non capiamo bene. Piano di fuga in che senso? Il ministro Tria si sente male, presto, cosa succede? Ma si sente male? Ministro, ci siamo, ci siamo. Ha fatto l'occhiolino. Ma cosa fa? Ministro, ma si sente la manina? Dove la portano, ministro? Dove la stanno portando?